Grazie ad Aleda e Sergio Azzeni sono i pilastri, no? Che hanno guidato questa mostra del libro edito in Sardegna. Tra l'altro, in questo bel momento di partecipazione, il sindaco di Nuoro ha spiegato quanto sia importante e quanto Nuoro stesso inizi a crederci e a valorizzare la scrittrice. Poi immaginiamo una donna in quei tempi, nella realtà nuorese, e il suo amore proprio per la scrittura, per la natura, per l'ambiente e per descrivere quello che era la Sardegna in quegli anni. Una donna coraggiosa, spero che ci dia aiuto o comunque ispirazione anche a tutti noi che nel campo dell'amministrazione stiamo cercando di fare bene. Oggi abbiamo annunciato, diciamo, l'avevamo già fatto alla Fiera di Torino e anche in una conferenza stampa, abbiamo annunciato che a ottobre dell'anno scorso si è insediato presso il MIBAC la commissione scientifica per la realizzazione dell'edizione nazionale dell'intera opera di Grazia Deledda. È un evento di grande importanza perché le edizioni nazionali sono lo strumento attraverso cui lo Stato italiano, è un'istituzione ottocentesca ovviamente, monumentalizza gli autori più importanti, gli autori che costruiscono la filiera del discorso identitario nazionale. Ora, mentre era pacifico che Deledda fosse costitutiva della nostra identità nazionale come sardi, non era altrettanto pacifico per lo Stato italiano. Nessun autore sardo era mai stato nobilitato in quella sede e lei è la prima. Del resto, per il Ministero non deve essere stato difficile, avendo a che fare con una scrittrice, l'unica donna premio Nobel per la letteratura, l'unica donna italiana ovviamente per la letteratura, una donna che scrive nel momento di diffusione massima dell'italiano come lingua nazionale, insomma una donna che percorre segmenti molto importanti della storia e che produce una quantità di letteratura che pochi altri autori italiani della stessa epoca possono vantare. Bisogna fare tanta strada perché il nome di Atene della Sardegna sia riverberato in tutti gli aspetti della vita, non solo della città di Nuoro, ma di tutto il territorio e di tutta la Sardegna. Da questo punto di vista la valorizzazione dell'opera letteraria e la pubblicazione dell'opera omnia della scrittrice è un evento eccezionale che ci dà grande spinta in quella direzione di valorizzazione in generale di Grazia Deledda e di promozione della scoperta e dell'investimento sulle nuove Grazia Deledda nelle varie arti. Questa è la scommessa che vuole fare Nuoro, partire dall'esempio di Grazia Deledda per nel 2016 e d'ora in poi far sì che non solo Nuoro ma tutto il territorio e tutta la rete di paesi, di città che ci sono intorno scommetta e punti sulle nuove Grazia Deledda, sui nuovi talenti delle arti. Da questo punto di vista la Fiera del Libro di Macomer è un esperimento collaudato cooperazione e di valorizzazione della cultura ed è bello che ci sia qui a Macomer, che è il centro della Sardegna.